Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto, occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico di non opporvi al maligno, al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Gesù perfeziona la legge di Dio. Secondo l'interpretazione e quindi poi l'abitudine di fatto degli ebrei, bastava limitarsi alla giustizia. Mi hai dato, ti do. Non mi hai dato, non ti do. Mi hai perdonato, ti perdono. Non mi perdoni, non ti perdono. Non è questa la volontà del Signore. È l'inizio della giustizia, ma il compimento della giustizia è la carità. E come Gesù insegna a vivere, così il Padre Celeste opera. Praticamente ci dà il modello che è Lui stesso. Non perdona sempre Dio, certo. Non ascolta sempre le preghiere di tutti noi, spesso ingrati figli di Dio, certo. E allora, se Dio ama e perdona, anche tu devi perdonare ed amare, perché la vita soprannaturale, cioè il merito per arrivare in paradiso, sta proprio su questo fondamento della carità. Tutto il discorso che Gesù fa, ricordate, sul monte delle beatitudini, è basato su questo. E allora lui definisce perfino beati i poveri, gli ultimi, i diseredati, gli emarginati, oggi direbbe i profughi. Questo è il popolo che è sotto lo sguardo amorevole, misericordioso di Dio. Quante pretese che invece non corrispondono alla legge della carità. Noi abbiamo ascoltato qui un brano abbastanza lungo dal libro dei re, re Acab, possidente Nabot. Il re si è invaghito della vigna di Nabot, bel vigneto esteso, fecondo, assolato,
E il re dice: te lo pago, dammi questo terreno, questa vigna. La voce dice: non te lo posso dare perché io l'ho ereditato dai miei avi e loro hanno fatto tanti sacrifici per averlo e coltivarlo. Mi dispiace alienarla, io la coltivo. Il re torna tutto avvilito, sdegnato, abbattuto, e la moglie domanda: ma che ti è successo? È così, e Gezabele dice: e tu sei re, tu puoi fare quello che vuoi. Indice una riunione in piazza, raccoglie tutti i principali, quelli che contano di più, i capi, e accusa Naboth che ha bestemmiato contro Dio e contro il re, e lo uccidi e ti liberi di lui e prende la vigna. Così è stato fatto. Poi sentiremo domani come andrà a finire, perché fin qui, finché la situazione è in mano agli uomini, gli uomini cattivi possono fare il male. Perché esiste l'odio? Perché esiste l'uccisione, il furto? Perché l'uomo cattivo si autorizza. Lui dice: posso fare, lo voglio fare, e fa il male, e copia il demonio, e si allontana da Dio. Meriterebbe il castigo, e se non si converte, il castigo incontrerà, certo. Però il Signore, e qui torniamo al discorso della misericordia, del perdono, della carità, il Signore non vuole la morte del peccatore, dice la Bibbia proprio così, non vuole che il peccatore muoia, ma che si converta e viva, che ci guadagni Gesù Cristo. Se un peccatore incallito, ostinato, non si pente, va a finire all'inferno. Ma Dio non ci ha creati per poi mandarci all'inferno. È una scelta che se noi vogliamo fare, la facciamo. Ma a Dio non piace questo. Adesso parecchi di voi sono genitori. Ebbene, immaginate che la situazione tra voi e figli siano più o meno di questo genere. Comunque a voi dispiace che i figli si sbandino, si perdano, si drogano, vadano a finire risucchiati da queste bande di delinquenti. Voi l'avete allattato, l'avete educato, l'avete cresciuto, l'avete istruito, e poi vedete che fa una fine di questo genere. Così è il Signore, è Padre. Oggi è la festa di Sant'Antonio. Ecco, un santo chiamato da Dio a predicare ai poveri, agli eretici, a quelli separati dalla grazia di Dio, lontani proprio dalla fede. Lui era agostiniano e viveva a Lisbona. Un giorno, mentre stava pregando, sente un suonare di campane per tutta la città e nessuno le muoveva queste campane. Che succede? Stanno tornando i corpi di 6 martiri francescani uccisi nel Marocco dai musulmani. E lui assiste a questa festa così commossa, partecipata, e decide di entrare nell'ordine di San Francesco. Anch'io voglio andare a predicare ai saraceni ed essere ucciso per la fede. Entra nell'ordine di San Francesco, poi parte per il Marocco, ma una tempesta respinge la nave sulla costa siciliana e lui deve rinunciare e comincia a predicare. E insieme alla parola si verificano tanti miracoli, continuamente tanti miracoli.
è chiamato il taumaturgo, cioè colui che opera prodigi, proprio per questo motivo. Voi sapete per tradizione che quando uno perde un oggetto, prega Sant'Antonio, no? È proprio talmente popolare l'affermazione che l'avrete sentita certamente tutto, ma allora puoi ritrovare, prega Sant'Antonio. E no, non è soltanto che ottiene la grazia di ritrovare gli oggetti perduti, ma soprattutto semmai la grazia perduta, la benevolenza di Dio, al quale magari noi, senza che ce ne accorgiamo, non diamo più quell'amore, quella apertura di cuore, quella preghiera umile, forte, si indurisce il cuore. Ecco, Sant'Antonio è l'intercessore speciale di questo, contro gli eretici. Una volta in particolare aveva terminato di parlare della misericordia di Dio e della verità del Vangelo, allora due eretici si misero d'accordo per ucciderlo e gli dissero dopo la predica: Padre Antonio, hai fatto una predica meravigliosa, noi abbiamo capito quasi tutto, qualcosa non abbiamo capito, noi ti invitiamo a cena, vieni e ci spieghi quello che non abbiamo capito. Va bene. Ma Sant'Antonio sapeva come andava a finire, lo invitano e preparano tre porzioni, sono in tre. Quella di Sant'Antonio l'hanno avvelenato, che deve crepare appena l'assaggia, e invece Sant'Antonio, per il segno della croce, e mangiano e vanno avanti. Quei due piano piano sgarrano gli occhi, insomma, qua. Che succede? E questo pare che non casca per terra, non si gonfia, non crepa. Allora Sant'Antonio ha detto: avete visto, io ho fatto il segno della croce nel nome del Signore, tutto va fatto nel nome del Signore, io adesso per il veleno che avete messo qui, e lo sapevo già, sarei morto, invece vedete il Signore mi ha preservato. Una volta stava predicando a Rimini e siccome la maggior parte di quelli che ascoltavano erano eretici, cioè contro la Chiesa, fuori della Chiesa, però andavano a sentire, allora quel giorno se ne sono andati quasi tutti. Ah, ha detto lui, va bene, ha lasciato la Chiesa e se n'è andato sulla riva del mare. Ha fatto così e si sono riuniti sulla riva, pesci davanti a quelli piccolini piccolini, ma a migliaia, poi quelli un po' più grandi, poi quelli, e tutti così a sentire, e lui parlava. Allora sono passati, alcuni hanno visto questa scena e hanno chiamato, dice: ma qua sta succedere. E un'altra volta aveva parlato dell'Eucaristia, Gesù presente nell'Eucaristia in corpo, sangue, anima e divinità. Quelli non credevano all'Eucaristia come non ci credono i protestanti attuali. E allora lui ha detto: e facciamo una prova, voi tenete una mula, un mulo, per tre giorni senza mangiare, digiuno, poi venite in piazza, io porto il sacramento e voi portate un bel cesto di biada, bella profumata come profuma questo pane, e vediamo se che cosa farà questo mulo. E beh, quando arriva lì quel mulo affamato fino alla disperazione, non ha guardato nemmeno la piada, è andato verso Sant'Antonio e si è inginocchiato davanti all'Eucaristia. Tanti, l'ultima, un notaio che era un imbroglione senza scrupoli, imbrogliava la gente, rubava. E Sant'Antonio ogni volta che lo incontrava gli faceva l'inchino. Ora quello aveva la coscienza sporca, capiva che era una presa in giro, sapeva che Antonio era un santo. E un giorno ha sbottato: frate Antonio, tu devi ringraziare quel cingolo e quell'abito che porti, sennò a questo punto ti avrei spanzato, ti avrei ficcato la spada nel...
Allora Nando, perché ti offende? Ma io non ti riverisco, non ti faccio l'inchino per quello che sei, cioè un ladro, ma per quello che sarai. Quello non ha capito niente e via. Qualche tempo dopo il vescovo doveva andare in Oriente, aveva bisogno di un esperto giurista, un notaio, e se l'è portato con sé. Sono morti martiri dei musulmani, tutti e due sono stati uccisi per la fede. Antonio aveva detto, non per quello che sei un altro, ma per quello che sarai un martire. È la vita dei santi, piena della presenza di Dio. A sentire queste cose uno direbbe, sarebbe anche bello conoscere, vivere vicino a un santo così. E questa è la grazia che io ho avuto, e forse anche qualcuno di voi che mi sta davanti. Padre Pio è stato un esempio meraviglioso della carità verso i poveri di spirito, verso i poveri peccatori. Lui piangeva quando non riusciva a ottenere il massimo del risultato, cioè la conversione piena. Piangeva, digiunava, portava volentieri le piaghe di Cristo e sempre, sempre ardeva nel suo cuore questo amore verso tutti i fratelli, specialmente quelli più lontani del Signore. Gesù è venuto a insegnarci la virtù che il mondo non conoscerebbe mai, il perdono e l'amore. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore. Sant'Antonio di Padova, la sua voce in verità ti chiamò a santità. Hai risposto sempre sì e il tuo cuor si riempì di luce vera, di ardore e di preghiera, di sapienza e d'umiltà, di dolcezza e carità. Il tuo corpo è puro giglio, hai per tutti quel consiglio che li mette sulla via di Gesù e di Maria. Fa Lisbona da vigilia, come sbarchi in Sicilia, ti respinge il forte vento nel silenzio del convento. Il Signore sa e vede che occorre tanta fede per combattere il demonio e per questo chiama Antonio. Dove passa, benedice. Quando parla, in ciò che dice c'è la forza di Gesù ed il male non c'è più. O mio santo protettore, io ti invoco a tutte l'ore, sii con me assai benigno, il tuo cuor sia mio scrigno. Che mi dia Gesù bambino d'esser puro nel cammino, con lo sguardo e col sorriso mi conduca in paradiso. Ti supplico, gran santo, per chi vive solo in pianto, ti rivolgo la preghiera per chi geme e si dispera. T'affido quella gente che ormai non crede in niente, che ritiene estrema sorte di sperare nella morte, dalle stragi e dalla guerra è straziata questa terra. Per noi prega tu dal cielo che sia l'era del Vangelo. L'umiltà ti fa la via che fu quella di Maria. Ci rivesta carità ed avrà Iddio pietà. Cantiamo in...